tutti pensano che per iniziare a produrre dei contenuti su YouTube ci sia bisogno di avere attrezzature costosissime e spendere migliaia di euro per avere l'ultimo modello di mirrorless sul mercato e l'ultimo modello di microfono che permetta di cancellare tutti i rumori esistenti. Bene, oggi vi dimostrerò che invece non è così. Vi dimostrerò che la cosa importante per creare contenuti non è la qualità, ma bensì il modo in cui voi raccontate una storia. Bene, che dire? Detto questo, vi auguro una buona visione. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, sei nuovo? Bene, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Hello, bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Oggi, ragazzi, andremo a parlare dell'arte di arrangiarsi, perché chi mi segue da un botto di tempo, cioè da quando ho aperto questo canale praticamente, saprà che tutti i miei video sono arrangiati, tra virgolette. Cioè non ho nessuna attrezzatura costosissima, non ho nessun MacBook Pro da 3.000 milioni di dollari, non ho nessun microfono esterno che costi milioni e semplicemente per fare tutti i miei video uso tanta forza di creatività, che io chiamo arte di arrangiarsi, e soprattutto uso ciò che ho cercando di usarlo nel migliore dei modi. Ovviamente ho ancora tanto da imparare, ho ancora tante cose da dover scoprire e dover capire, ma pian piano sono certa che riusciremo a tirare fuori dei prodotti sempre più interessanti. Ad esempio, per registrare questo video sto usando degli appoggi completamente a caso sui mobili della camera dei miei genitori, e anche la luce, ovviamente sto usando le luci che ho già. Ovviamente non dico che avere delle luci professionali non servano, oppure che comunque avere magari l'attrezzatura migliore non serva, però se avete anche visto il video in cui vi do consigli sull'attrezzatura, sapete qual è il mio punto di vista. Credo che la cosa più importante su YouTube sia saper raccontare una storia, e non importa con cosa la raccontate, l'importante è appunto raccontarla nel migliore dei modi e secondo le vostre capacità, ovviamente. E ovviamente parlare di qualcosa di interessante, che potrebbe essere un argomento di vita quotidiana o comunque delle situazioni particolari, potrebbe essere una cosa davvero molto utile per le persone che vi circondano. Ad esempio, se mi seguite da un po' avrete sicuramente visto che io ho caricato vari video riguardo la patente e che sono stati dei video che sono andati anche molto bene, come anche il video dei trucchetti per Instagram, anche il video riguardo situazioni da istituto tecnico turistico, che erano un video dove magari parlavo di il mio indirizzo, di quello che si fa, di alcune cose che magari potrebbero accadere e cose del genere, quindi parlavo più che altro di situazioni quotidiane che prima o poi tutti ci ritroveremo a vivere. Comunque, se vado a riguardare i miei primi video su questo canale e guardo quelli di adesso, noto comunque una bella differenza, perché ovviamente il salto di qualità, anche se non c'è stato un salto di qualità nell'attrezzatura, c'è stato comunque un salto di qualità nel mio modo di raccontare e soprattutto nel mio modo di sfruttare gli oggetti che ho già a disposizione. Spesso per iniziare YouTube la gente spende centinaia di euro in attrezzatura che poi magari non andrà nemmeno ad usare, perché magari non sa come farlo e quindi perderà l'interesse per questa cosa e si ritroverà ad aver speso centinaia di euro di attrezzatura per nulla, insomma. Io consiglio sempre a tutti di iniziare con ciò che si ha e di provare a fare il massimo con ciò che appunto si ha già a disposizione. Prima di avere questo computerino qui, che è quello con cui monto tutti i miei video da 3 anni a questa parte, avevo un computer fisso che era del 2000 avanti Cristo e che a stento ci girava Camtasia sopra, cioè Sony Vegas non l'apriva nemmeno perché si spegneva. Quindi, per farvi capire le condizioni in cui ho iniziato io, ovviamente potete iniziare tutti, anche perché se ci pensate adesso esistono anche 1 milione di app per telefono, quindi se anche non avete un computer potrete semplicemente utilizzare un'app da telefono e ovviamente magari non vi permetterà di fare le stesse cose che fate da un computer, oppure ve le farà fare in modo più complesso o comunque con meno qualità, tra virgolette, ma è già un punto di partenza. E poi magari se vedete che quella cosa vi piace davvero e volete continuarla, potrete investire dei soldi per appunto upgradare la vostra attrezzatura e migliorare di botto la qualità del vostro canale. Uno dei consigli più spassionati che posso darvi è quello di usare qualsiasi punto dove potrete appoggiare qualcosa per appunto appoggiare qualcosa e creare un'inquadratura. Tipo adesso sono in mezzo alle scale del mio palazzo e sto vloggando. Bene,
Un altro consiglio che posso darvi è quello di sfruttare la luce naturale per fare i vostri video, perché ovviamente la luce naturale è sempre meglio di quella artificiale. Vi basterà mettervi davanti una finestra o comunque fuori un balcone e avrete risolto il vostro problema. Se avete un'idea per un video che vi piacerebbe realizzare, rimboccatevi le maniche e cercate di farlo uscire meglio che potete sfruttando ciò che avete a disposizione e magari anche qualche risorsa da internet. Quindi per concludere questo video l'unica cosa che posso dirvi di fare è ovviamente quella di provare, continuare a cercare di migliorarvi usando ciò che avete a vostra disposizione. In questo caso potrebbe essere il vostro smartphone, come potrebbe essere una vecchia reflex magari di un vostro fratello, sorella, zio, cugini e chi più ne ha più ne metta. L'importante è iniziare e poi ovviamente i progressi verranno da sé. Cercherete di imparare più cose possibili con i tutorial su YouTube perché sono davvero molto utili ed è come ho imparato io a fare ciò che faccio e come sto anche imparando adesso, perché comunque non sono una videomaker perfetta. Ovviamente chi produce dei contenuti sia per l'internet che per comunque chi fa i fotografi o comunque videomaker di professione deve sapere sempre come essere al passo coi tempi. Quindi ciò che vi dico appunto è arrangiatevi con ciò che avete e cercate di sfruttare le risorse che avete già a disposizione meglio che potete per creare dei contenuti sempre migliori. Per quanto riguarda i problemi di audio, video che magari non si vedono bene, quelli li risolverete col tempo. Nel frattempo però cercate ovviamente di ingegnarvi per risolvere il problema per quella ripresa determinata che vi serve. Un altro piccolo consiglio spassionato che posso darvi prima di concludere definitivamente questo video è quello di comprarvi un piccolo treppiede per il vostro telefono in modo da poterlo appoggiare da qualsiasi parte senza doverlo tenere per forza su una superficie ferma, anche perché sarebbe un po' impossibile lasciare solo il telefono senza nessun treppiede di appoggio. E niente, detto questo ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora l'hai fatto e mi raccomando fatemi sapere che cosa voi ne pensate dell'arte di arrangiarvi, se anche voi siete degli arrangioni tra virgolette o se preferite avere tutto pronto subito e spendere magari più soldi di quelli che vi sarebbero serviti se vi foste arrangiati. E niente, noi ci rivediamo in un prossimo video, sempre qua su questo canale. Bella!